Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Siamo come le sorelle carissime, giunti alla seconda domenica di Quaresima, detta anche la domenica della trasfigurazione. Questa è una liturgia davvero ricca, che ha vari spunti di riflessione. Io vorrei toccarne qualcuno con voi, lasciandoci guidare dalla preghiera che all'inizio della messa, come sempre, ho fatto a nome di tutti e che, come diverse volte abbiamo già avuto modo di vedere, racchiude il messaggio fondamentale di questa liturgia, messaggio che si trasforma appunto in preghiera, che il sacerdote leva a nome di tutti, perché ciò che la liturgia ci trasmette e ci comunica possa diventare vita della nostra vita. Allora, io ho rivolto questa preghiera al Signore. Sulla base di questa preghiera poi scorreremo le letture che abbiamo ascoltato. Gli ho chiesto: Dio grande e fedele, che riveli il tuo volto a chi ti cerca con cuore sincero, rinsalda la nostra fede nel mistero della croce e donaci un cuore docile, perché nell'adesione amorosa alla tua volontà seguiamo come discepoli il Cristo tuo Figlio. Si potrebbe fare una riflessione di almeno un'oretta su queste parole, noi chiaramente la restringeremo al massimo a 10 minuti. Allora, Dio grande e fedele, la prima cosa che ho chiesto, Dio grande e fedele. La fedeltà di Dio si manifesta nell'adempimento delle promesse fatte ad Abramo, abbiamo sentito nella prima lettura. Dio dice ad Abramo, anziano, vecchio e sterile, con la moglie ormai incapace di avere figli, che figli non aveva. Conta un po' le stelle del cielo, tale sarà la tua discendenza. Voi sapete che il popolo di Israele, che ancora è vivente sulla terra, discende tutti dal capostipite che è Abramo, un uomo vecchio con la moglie vecchia e senza figli. Quindi sono diventati in moltitudine come le stelle del cielo, sì, sulla base e in forza della promessa di Dio, che è fedele alle sue promesse. Dio che è grande, la grandezza di Dio si vede per esempio nell'episodio del Vangelo della Trasfigurazione, questa bellissima esperienza che Gesù fa vivere agli apostoli, li porta sul monte e manifesta, trasfigurando il suo volto e con la luce che risplende da tutta la sua persona e dalle sue vesti, la natura divina nascosta dietro quella umana. O Dio che si manifesta, il Padre in persona, dicendo: questo è il mio figlio eletto, ascoltatelo. Questa grandezza e fedeltà di Dio, quindi la preghiera ci guida subito a acquisire un bel senso di Dio, un senso bello. Noi siamo amici di uno che è grande e di uno che è fedele alla sua parola e a quello che ci promette. Poi ancora, che riveli il tuo volto a chi ti cerca con cuore sincero. Ecco uno dei punti fondamentali della Quaresima. Gesù prende questi apostoli e li porta sul monte. Perché li porta sul monte? Perché per trovare il Signore dobbiamo intraprendere un cammino, la salita del monte fa comprendere che è un po' faticoso e l'itinerario quaresimale ne è una esemplificazione, per andare in cerca del Signore. Perché la presenza di Dio, il volto di Dio, non è evidente alla nostra esistenza. Se noi ci guardiamo intorno, molta gente dice: io Dio non lo vedo da nessuna parte, non l'ho mai visto, non posso nemmeno essere sicuro che esista. Quindi l'incontro con Dio necessita di un cammino e necessita di una disposizione interiore. Rivela il tuo volto a chi? A chi ti cerca con cuore sincero. Abbiamo sentito le splendide parole del Salmo responsoriale che riprende questa espressione. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto, il tuo volto, Signore, io cerco. Questa è un po' una domanda che ci possiamo portare a casa. Noi cerchiamo il volto del Signore, siamo sicuri di conoscerlo così bene, ci interessa crescere nella conoscenza di Dio. La fede serve a questo, a farci conoscere Dio nel suo volto autentico. Ieri sera ho fatto una breve omelia, prendendo un altro degli spunti di riflessione della trasfigurazione, sulla preghiera con la P maiuscola, dicendo ai fedeli presenti: facciamoci questa domanda,
ma io ho mai pregato sul serio. Ho incontrato Gesù e il suo volto nella preghiera. So cosa significa pregare, punto interrogativo, che rivela in tua volta chi ti cerca con cuore sincero, con cuore la cosa che il Signore ama, la sincerità del cuore, il Salmo 50. Tu vuoi la sincerità del cuore, un cuore non doppio, un cuore che sinceramente lo desidera e lo cerca. State tranquilli che il Signore lo troverà senza nessun dubbio. Poi, pensando alla nostra fede nel mistero della croce, la fede l'abbiamo vista già esemplificata in Abramo, nostro padre della fede. Perché il mistero della croce? Per due motivi. Gesù porta gli apostoli sul monte Tabor a fargli vedere chi era profondamente, quindi la sua natura divina che si manifesta, si fa vedere attraverso i riti dell'umanità. Perché? Perché di lì a poco Gesù avrebbe dovuto affrontare la passione e la morte. Allora che cosa gli sta dicendo? Guardate che la passione e la morte, non abbiate paura, sono un passaggio necessario della mia missione. Quindi io vi faccio vedere chi sono prima che questo accada, perché quando mi vedrete sofferente e morto, non dubitiate di chi io sono e non dubitiate che proprio attraverso questa esperienza drammatica e paradossale si sta compiendo l'opera di Dio. Lo stesso cammino della croce il Signore lo propone a noi, perché Gesù nel Vangelo ci ha detto chiaramente: chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E qui ricordo le parole che durante un'omelia disse Papa Francesco, che oggi questa è forte la tentazione, di fare un cristianesimo senza croce, ma Cristo senza la croce non si trova. Nelle nostre chiese il simbolo della cristianità è il crocifisso. Allora San Paolo ci ha detto nella seconda lettura, attenzione, questo dice: fratelli, la nostra cittadinanza è nei cieli, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà, per un altro aspetto della trasfigurazione, il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E poi però ci dice un'altra cosa molto importante: fatemi miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Attenzione, perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora con le lacrime negli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. Che significa questa cosa? Cosa vuol dire comportarsi da nemici della croce di Cristo? Significa che non teniamo il crocifisso dentro casa o che lo togliamo dalle scuole o dai locali? Sì, anche. Ma essere nemici della croce di Cristo è qualcosa di più profondo. Prosegue. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi. Non pensano che alle cose della terra il ventre è il loro Dio. Allora, vediamo che significa comportarsi da nemici della croce. Vantarsi di ciò di cui dovrebbero vergognarsi. Anche qui Papa Francesco tante volte ci ha raccomandato di non temere di passare attraverso la vergogna. Quando è che noi ci vergogniamo? Quando facciamo qualche cosa che non va. La vergogna santa, quello che la Chiesa vorrebbe che noi vivessimo specialmente in questo tempo, è la vergogna per quando abbiamo fatto qualche cosa che non funziona. È la vergogna per i nostri peccati, che li confessiamo sinceramente, anche se, adesso alzi la mano, che quando si confessa, specialmente quando si confessa bene, non si vergogna un po', tutti ci vergogniamo. Ma questa è una vergogna salutare, questo vuol dire essere amici della croce del Signore, perché è una vergogna che ci porta poi alla rinascita, alla vita. Invece quelli che sono nemici della croce di Cristo si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, cioè di cosa? Dei peccati che fanno, cioè anziché vergognarsi, se ne vantano, capite? Specialmente di certi peccati, di quelli che hanno oggetto. Qui è bene non scendere troppo in particolari, perché siamo in chiesa, siamo durante la Santa Messa, no? Voi capite, siete tutti quanti grandicelli, cosa vuol dire avere per Dio il proprio ventre. Ci sono due vizi capitali che riguardano il ventre, la gola, l'uomo, chi pensa soltanto a mangiare per divertirsi, e poi ci sono i piaceri teneri, d'accordo? Se c'è qualche innocente, insomma, qui in chiesa, perché non occorre troppo approfondire, no? Ma oggi che
ci si vanti di ciò di cui si dovrebbe vergognarsi, non c'è bisogno di farci discorsi che sono molto retorici, basta aprire la televisione e vedere, insomma, gli spettacoli che ci abbiamo in giro. Questi sono nemici della croce di Cristo, perché non comprendono che alcuni no che noi cristiani diciamo con coraggio e con santa fierezza, in questo senso abbracciando la croce di Cristo, perché rinunciamo ad alcune cose. Durante la notte di Pasqua, quando rinnoveremo le promesse in battesimo, noi faremo alcune rinunce. Io vi dirò: rinunciate al peccato per vivere la libertà dei figli di Dio. Il peccato a volte è allettante, è sualente, è interessante, perché se fosse brutto non peccherebbe nessuno. Ma la rinuncia al peccato non è perché noi vogliamo soffrire, ma è la rinuncia a un bene apparente per un bene più grande. Capite? Noi non siamo amici del dolore perché siamo fuori di testa, noi siamo amici della croce perché la croce mi porta a dire alcuni no in vista di alcuni sì più grandi. Allora noi non siamo nemici della croce di Cristo in questo senso, ma siamo amici perché lo diciamo volentieri qualche no, sapendo che questo ci apre le porte a dei sì più grandi. Quindi rinsalda la nostra fede nel mistero della croce e donaci un cuore docile. La voce del Padre che dice: questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. La docilità, dokeo in greco, significa colui che impara. Quindi io riconosco a Gesù l'autorità di insegnarmi delle cose che io metto in ascolto e cerco di fare mie e mettere in pratica. Perché nell'adesione amorosa alla tua volontà seguiamo come discepoli il Cristo tuo figlio. Questo è il fine del cammino che stiamo percorrendo. Seguire Gesù e a che cosa ci porta Gesù? A vivere una vita pienamente conforme alla volontà divina. Attenzione che noi cristiani annunciamo una cosa molto semplice: tutti gli uomini cercano la felicità, anche i peccatori di cui abbiamo parlato pensano che nelle cose di cui ci si debba vergognare ci sia la felicità, poi si ritrovano regolarmente disillusi. Noi cristiani crediamo e predichiamo una cosa diversa: tu sarai felice tanto quanto la tua vita sarà perfettamente unita con quello che Dio vuole, perché Dio per te vuole solo il bene e la felicità, anche quando questo sembra passare per strade che tanto piacevoli non sembrano. E qui dobbiamo chiederci: io a questo ci credo, io questo lo vivo, ne sono convinto. Questo è un altro degli obiettivi dell'itinerario quaresimale. Bene, facendo nostro il contenuto di questa preghiera che possa diventare carne nella nostra vita, affidiamo la prosecuzione del nostro cammino quaresimale all'intercessione di Maria Santissima, che possa farci vivere in pienezza questo tempo di maggiore riscoperta della grandezza di Dio, della sequela di Gesù, dell'importanza dei non da dire in vista dei sì più grandi che la fede ci offre, ci promette e ci consente di vivere. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.